Serata, buon martedì, ben ritrovati con Proteramo, l'approfondimento di un'ora dedicato ai colori biancorossi. Insomma, per chi ha seguito la lunga diretta di Diretta Stadio con Andrea Costantini, con i nostri ospiti, insomma, le cose per il Pescara purtroppo con il Carpi non sono andate bene. Adesso ovviamente cambiamo decisamente argomento nella prossima ora, ma in caso di novità, e speriamo che non ce ne siano da Pescara, che purtroppo sia finito tutto con l'1-0 finale, ovviamente siamo pronti a riaprire il collegamento con il nostro Paolo Renzetti. Tra poco ritroveremo proprio Andrea Costantini, che adesso è in redazione, ma che ci aiuterà a sviscerare le dinamiche del Teramo, cosa che faremo con Ania Cantagalli. Ciao Ania, che ritrovo. Ciao, buonasera. Con Antonio Ciammaricone del Club Biancorosso. Ciao Antonio. Buonasera a tutti. E poi ovviamente la sedia vuota di Andrea, che vedete, ma che più tardi si riempirà, ve lo promettiamo. Teramo reduce dal pareggio interno contro il Sant'Arcangelo, 0-0 domenica sera, ve l'abbiamo raccontato praticamente in diretta, un pareggio che viene dopo la vittoria contro il Padova, peraltro molto bella quanto inaspettata. Teramo che continua a non subire reti, intanto qui c'è la vittoria, ovviamente dobbiamo mettere del Padova nel posticipo contro il Bassano, poi la modifichiamo, ma soprattutto Ania, quindi possiamo togliere i risultati Maurizio, perché manca il posticipo tra Bassano e Padova, ma soprattutto c'è questo aggancio al Gubbio a quota 27 punti in classifica. Facciamo una piccola analisi di quello che abbiamo visto poco domenica sera, che tu hai visto. Noi eravamo in studio, te allo stadio. Poca analisi o abbiamo visto poco? Abbiamo visto poco. Abbiamo visto poco soprattutto nel secondo tempo. Non è che nel primo ci sia stato calcio spettacolo. No, assolutamente, però non ci siamo addormentati come invece abbiamo rischiato di fare nella ripresa. Scherzi a parte, sì, questo aggancio al Gubbio deve comunque considerare il recupero che il Gubbio insieme alle altre rivali comunque per la salvezza del Teramo deve giocare nella giornata non disputata per maltempo. È un punto che dà continuità alla vittoria di Padova, è un punto che consente comunque di mantenere la porta inviolata per 180 minuti. Ma poi le note positive sono praticamente terminate qui, perché stranamente c'è uno strano parallelo che si ricrea tra Aste e Palladini, secondo me, perché con il 3-4-3 tornano gli stessi problemi che aveva Asta, cioè un Teramo che non riesce a segnare, un Teramo che trova compattezza in difesa tornando praticamente alla difesa a 3, ma che poi o con il tridente oppure come faceva Asta con i due attaccanti non riesce a concretizzare in avanti, anzi non riesce ad impostare bene la manovra e non riesce a fare gioco per consentire agli attaccanti insomma di proporsi in avanti. È un po' una coperta corta, perché cerchi di correggere da una parte e lasci scoperto un settore del campo. Chiaramente per una gara per una squadra che deve salvarsi in questo momento è più importante, dopo quei tanti gol incassati dall'inserimento in panchina di Palladini, è più importante avere ovviamente compattezza difensiva e cercare di prendere meno gol possibili, soprattutto se poi non riesci a farli. Però è chiaro che le partite vanno anche vinte, e senza l'inventiva che spesso ha fortunatamente Bacio Terracino indubbiamente un po' di difficoltà si fa, però è chiaro che c'è bisogno di lavorarci un po', tempo non ce n'è tanto per lavorarci,
però bisogna per forza farlo, perché senza andare a toccare l'equilibrio difensivo che pare si sia trovato, bisogna trovare qualcosina in più in avanti per cercare di essere un pochino più cinici nelle anche poche occasioni che possono capitare. Stasera, come sempre, vi farò l'avvocato del diavolo, quindi perdonatemi se ovviamente vi stuzzico, ma è uno stuzzicarvi per tirarvi fuori le risposte. Ania, e poi voglio anche a te, Antonio, la risposta, perché questa domanda l'ho fatta anche ad Andrea domenica sera. Questa squadra sembra strutturalmente, in generale, sia quella dell'anno scorso che quella di quest'anno, portata, calamitata verso una tentazione ugolottiana. Cioè, prima o poi comincia a giocare in una certa maniera con la difesa a tre, lo ha fatto con Ugolotti, lo ha fatto con Asta, lo fa con Palladini. Perché chiudersi, cioè coprire un po' più la difesa quando ti devi salvare, penso che sia la prima cosa da fare. Era difficile, secondo me, ma ne avevamo anche parlato, continuare con gli elementi che ci sono adesso a disposizione con il 4-3-3, perché indubbiamente il Teramo prendeva troppi gol, magari non per colpa dei singoli, a volte per colpa dei singoli, a volte per colpa di squadra, per un atteggiamento sbagliato. Se non sbaglio sono arrivati 11 gol, insomma, sì, incassati in poche partite da quando è arrivato Palladini, sì, alla trasferta di Padova. La difesa è la prima cosa che vai a rinforzare quando hai bisogno di salvarti. Chiaro che poi, come ti ho detto prima, un pochino devi anche cercare di fare qualcosa in più in avanti, ecco. Antonio, sei soddisfatto di questo pareggio? Non ti chiedo di Padova, perché so che sei soddisfatto di questo pareggio qui. Vabbè, il pareggio, diciamo che alla fine va letto anche con una chiave di lettura che se malauguratamente perdevi con il Sant'Arcangelo eri proprio risucchiato sotto, e avevi anche il Sant'Arcangelo che ti recuperava, e anche in caso di arrivo a pari punti noi si faceva i play-out e loro si salvavano, quindi certo, va guardato anche questo aspetto qui. Certo che in casa un tifoso vorrebbe vedere un pochettino il calcio un po' più spumeggiante, è una squadra che prova un pochettino di più. Dal 22 dicembre il Teramo vince in casa contro il Mestre, esatto, prima di Natale. Esatto, e quindi primo tempo che poi alla fine, come diceva Ania, ci può pure stare, perché sì, bene o male le due punizioni di San Domenico avevano creato una la traversa piena, l'altra l'occasione del colpo di testa di Graziano, bene o male che qualche cosina si era visto con le incursioni di Vendola sul fondo del campo dove aveva preso le due punizioni. Dopodiché però al secondo tempo la squadra sul fondo non è mai andata, mai, e non hai creato proprio niente, e hai subito anche l'unica azione, se vogliamo, pericolosa della gara da parte del Sant'Arcangelo. Lì c'è stata quasi la sensazione, non so se tu dagli spalti hai avuto la stessa, insomma, a un certo punto come se le due squadre si fossero guardate, abbiamo problemi noi, avete problemi voi, dai che forse è un punto a testa. E quelle sono le cose che magari possono far alterare i tifosi che stanno sugli spalti, perché il tifoso, il discorso che stai facendo tu di due squadre che si guardano e dico ok, arrendiamoci, tiriamo sugli spalti pur di far finire la gara, al tifoso non sta mai bene una cosa del genere. Diciamo che il tifoso vuole vedere sempre la squadra che fino all'ultimo secondo prova ad andare a vincere la partita, andare a far sua la partita. Ribadisco, meglio aver pareggiato che magari non perdere. Certo. La difesa oramai penso che l'abbiamo capito, o giochi con questo tipo di calcio o prendi con la valanga. Io non ho visto un 3-4-3, bensì ho visto un 5-4-1, a dire la verità, perché bene o male la difesa ha giocato quasi sempre in linea e i due esterni sono venuti giù, perché Bacio Terracino e San Domenico stavano spesso allineati con i centrocampisti. Poi certo, le uniche due volte che hai avuto l'occasione di far scendere Ventola, hai creato quelle due punizioni. E per me migliore in campo il ragazzo, tra le parentesi. Quindi questo è. Ci chiedono di Gondò
E lo fanno sia in ottica positiva, Antonio, che in ottica negativa. Ti chiedono anche un giudizio, ma intanto tra poco diamo il ben ritrovato al nostro Andrea Costantini, che ha terminato il lavoro e dunque si siede al nostro fianco e lo vediamo. Eccolo qua, ciao Andrea. In realtà ci sarà ancora tanto. Ora stanno lavorando le macchine. Stanno lavorando per voi. Ci chiedono di Gondò. Alcuni dicono che è molto intelligente tatticamente e altri dicono che invece probabilmente non sono rimasti soddisfatti. La porta, diciamo che la vede pochino. Avete visto che riprese Ravenna, speriamo che il Gubbio non si riprenda. Comunque regna molta incertezza nelle ultime posizioni, speriamo di ottenere più punti possibili perché non riusciamo mai a allontanarci, effettivamente questo è vero, da quella posizione più o meno di classifica, poi terzo ultimo, penultimo, quarto ultimo, poco importa. Noi ci abbiamo fatto proprio un'analisi su Gondò, ve la facciamo vedere. Vi facciamo vedere alcune immagini che, se da una parte evidenziano quanto lavoro fa questo ragazzo spalle alla porta, dall'altra parte evidenziano anche come questo giocatore prende solo palla spalle alla porta. Antonio, visto che ti chiedevano un giudizio, guardate tutte le azioni. Questa è una macchia che abbiamo realizzato, ovviamente una macchia tattica, sempre spalle alla porta. Tu sei soddisfatto di questo ragazzo, Antonio? Jacopo, visto che te lo chiedevano. Jacopo, una punta per segnare deve essere anche messa in condizione di farlo. Sì. Stiamo sempre sulla stessa falsariga dell'inizio di stagione. Io penso che in pochi abbiamo visto degli ottimi passaggi alle punte in questa stagione per poterli mandare a rete. Quindi il ragazzo, secondo me, per quello che fa, di mole di gioco ne produce tanta, perché di palloni bene o male ne difende tanti. Però solo, guardate dove va a prendersi il pallone. Ecco, e non ha neanche a fianco chi corre. Sì. Aia, tu che stai vedendo le immagini? Tanto ci scrivono che sarà pure un punto buono, ma allo stadio non ci vado più, uno spettacolo sceno. Poi magari rispondiamo al nostro telespettatore. Indubbiamente è un ragazzo che si impegna molto, perché si vede che insomma si sbatte, lotta, sale anche molto vicino al centrocampo, ma poi di questi tempi è impossibile immaginare un centravanti che stia fisso in area ad aspettare che arrivi la palla, insomma non esiste più quel tipo di centravanti. È chiaro che molto spesso il lavoro che fa a volte o non è supportato oppure è un po' fine a se stesso. Mi ricordo un'azione, mi sembra nel primo tempo di Teramo Sant'Arcangelo, dove lui ha protetto bene la palla e si è inserito Bacio Terracino o San Domenico, sì, se non ricordo male. Poi era alla fine un'azione molto pericolosa che si stava andando a costruire, alla fine si è spenta purtroppo malamente per il Teramo, però effettivamente forse Palladini, quando nel post gara ha attaccato tra virgolette un po' gli attaccanti dicendo loro che non hanno saputo bene muoversi, forse si riferiva anche un po' a questi movimenti che effettivamente il Teramo domenica non ha saputo trovare, ovvero Gondò sale molto spesso, però dall'altra parte poi gli esterni devono inserirsi. Certo, si ritrova solo. Peraltro qui quella è l'azione che porta al calcio di rigore, questa di fermo che avete appena vista. Ok, scusa, ti ho interrotto. No, niente. Praticamente si è trovato molto spesso per l'appunto a portare la croce, ma a volte anche malamente, insomma. Non stava benissimo, questo c'è da sottolinearlo, perché aveva avuto un problemino nelle ore precedenti la partita. Però è chiaro che poi è un lavoro fatto d'insieme, se lui viene a prendere palla qualcun altro deve inserirsi. Certo. Oppure adesso fortunatamente il Teramo ha recuperato Ventola, quindi qualcuno che riesce ad arrivare sul fondo e mettere dei cross più o meno praticabili, il Teramo potrebbe averlo. È chiaro che non è un lavoro che ci si può aspettare da Sales, magari in maniera estemporanea lo può anche fare, però è molto più lecito attenderselo da Ventola, che ha una propensione offensiva più importante rispetto a Sales. Andrea, hai visto un po' di immagini di Gondò, di questa analisi tattica che oggi peraltro abbiamo analizzato insieme in redazione? Io poi
ovviamente noi giornalisticamente la facciamo vedere quante possibilità ci sono che Palladini rimane anche il prossimo anno. Per il momento 100%, il contratto anche l'anno prossimo, quindi per il momento 100%, poi è chiaro come vanno le cose. Diciamo, l'abbiamo vista anche in redazione, certo però che il tifoso dice sì, vabbè, farà anche tanto lavoro, però l'attaccante deve fare gol, sai che cosa mi importa a me che faccia lavoro spalla alla porta? Allora, intanto abbiamo visto tante ricezioni spalle alla porta, però il Teramo potenzialmente gioca con tre attaccanti, lui è il centravanti, però quando parliamo di questi generi di attacchi, cioè con il tridente, questo è un tipo di, una tipologia, una strutturazione che probabilmente agevola più gli esterni. Bacio Terracino è il miglior marcatore, San Domenico è uno che in carriera ha avuto il gol abbastanza facile. E se vi ricordate anche ai tempi aquilani, San Domenico segnava, ma i centravanti che giocavano con lui, persino Francesco Virdis, non è che fece tanti gol. Non li fece Perna, non li fece Pozzebon. Quindi tende a essere più un finalizzatore che un assist man. Bacio Terracino lo scorso anno è stato il miglior realizzatore del Lumezzane, dove c'era anche Barbuti e poi Speziale e tutti gli altri. Quest'anno è il miglior attaccante del Teramo, numeri alla mano. Quindi probabilmente è un tipo di attacco ed è un tipo di sacrificio che si richiede a Gondò, tale per cui sono gli esterni ad usufruirne maggiormente. A Fermo si è procurato il rigore e poi ha fatto l'assist per il gol di Bacio Terracino. È chiaro che però non si può essere contenti solo di questo, è chiaro che lui un apporto in zona gol deve darlo, però in queste immagini che tu hai preparato non ci sono conclusioni in porta di Gondò se non dai 18, 20, 25 metri. Sì. Non ci sono conclusioni in area di rigore, non ci sono occasioni tu per tu col portiere. E questo penso dipenda un po' da lui e un po' dal fatto che la squadra non lo riesce a trovare in un certo modo, oppure dipende dal fatto che Palladini gli richiede un certo tipo di sacrificio spalle alla porta per agevolare poi il lavoro in fase realizzativa dei due esterni. Peraltro, quanti tiri in porta ha fatto con noi in queste partite? C'erano anche dei tiri, non erano in porta, dico la verità, anche per esempio col Bassano un tiro strozzato dalla distanza fuori, ma in realtà sempre da posizioni molto molto lontane rispetto alla porta. Ci scrivono Ania, e poi chiedo anche a te, se Antonio, se dalla tribuna è la stessa sensazione, Palladini non sa leggere le partite, non fa i cambi giusti, non capisce qual è il cambio da fare in un momento di partita. Ma tu sei d'accordo? Ma io credo che guardi anche un po' la panchina e cerchi di pensare quello che potrebbe essere meglio, la miglior mossa, insomma. Se parliamo dei problemi di impostazione di manovra, è chiaro che qualche problemino c'è. Faccio un esempio, domenica sono entrati Tulli e Varas, hanno dato quello che bisognava dare? O anche Fratangelo? Assolutamente no, ma non credo che sia colpa di Palladini. Oh, ecco, io a questo ti volevo far arrivare. No, assolutamente. Per quello ti stavo dicendo, guarda la panchina e cerca di capire quale mossa posso effettivamente giocarmi per cercare di cambiare questa partita. L'unico che può cercare di cambiare una partita allo stato attuale, partendo dalla panchina, è Fratangelo. Però anche nella conferenza di oggi lui ha fatto capire un po', che gli ho chiesto effettivamente, ma Fratangelo prima punta, Fratangelo seconda punta, Fratangelo esterno, come si vede Fratangelo? E lui ha ammesso che comunque da prima punta un po' di difficoltà in più c'è, indubbiamente, perché poi non parliamo di un ragazzo di due metri, parliamo di un ragazzo brevilineo che punta molto sulla rapidità, insomma. Quindi un po' più di difficoltà in quel ruolo ce l'ha. Però è l'unico che può cercare di cambiare in corsa in questo momento, perché Tulli, ribadisco, lo stiamo ancora aspettando come Gondò. E non come Gondò. No, non come Gondò. San Domenico deve ancora accendersi del tutto. Bacio Terracino sta portando la croce, almeno in attacco, in questo momento da solo, ecco, per quanto riguarda la capacità realizzativa. Quindi poi effettivamente le mosse che può giocarsi in panchina, che può giocarsi dalla panchina Palladini, sono abbastanza limitate. Se parliamo dei problemi di impostazione di manovra che abbiamo visto domenica, il Teramo ha cominciato il campionato senza un vice Amadio e ha proseguito nel mercato di gennaio senza prendere un vice Amadio. Tutto qua. Certo. E qui chiudo. Mettere De Grazia a sinistra nei quattro di centrocampo con Ventola
Allora, mettere De Grazia a sinistra nei quattro di centrocampo, con Ventolo a destra, Sales in difesa, che cosa ne pensi, Antonio? Ma io penso che... Ti piace, guarda. Questa cosa? Anzi, ripartiamo dal fatto di saper leggere o meno le partite. Tu sei convinto di questa cosa qua? Oppure Palladini, come diceva Ania, cerca delle contromosse che però poi più delle volte Il materiale che hai in banchina... senza schernire i giocatori del Teramo, perché è la squadra che tifo, però domenica non hanno dimostrato niente. Cioè, io ho visto l'unica palla, se vogliamo, pericolosa del secondo tempo, se non mi ricordo male, con incursione di Varas dalla destra, con Tulli appena entrato, che era 20 metri dietro, a porta vuota, Varas mise la palla in mezzo, una palla che ha attraversato tutto lo specchio della porta, e dall'altra parte non c'era nessuno sul secondo palo, e lui era appena entrato, quindi... il ragazzo non sta bene in condizione fisica, ha paura di farsi male o quant'altro, perché tutti quanti parlano di sto sintetico che magari crea problemi muscolari ai ragazzi. Può darsi che anche psicologicamente ci sia quello, ma certo è che poi la qualità in panchina non è che ne hai chissà quanta. Lo stesso discorso che facevi con Fratangelo, se metti Fratangelo come prima punta, i due esterni devono pedalare più o meno quanto lui. Certo. Perché non è uno che piglia la palla e va a fare gol partendo da 50 metri. Magari, ecco, su un ribaltamento di fronte lo può fare, ma su una costruzione di gioco è quasi impossibile. Senti, sul fatto De Grazia a sinistra, Ventolo a destra, Sales dietro, Milillo sta giocando ma bene. Ma secondo me Milillo, a parte che... per me è un ragazzo che vale i tre di difesa tranquillamente, perché è uno dei pochi che gioca fisicamente, è uno dei pochi che magari sarà anche brutto a vedersi, ma errori in difesa praticamente fino adesso, quelle poche partite che ha fatto, non ne ha mai commessi. Sì. Nello stesso tempo, al pari di Sales, io vedo che è un altro di quei ragazzi che mette rabbia nel giocare, magari... se i compagni assecondassero i due, forse la squadra potrebbe fare qualche punto in più solo con le motivazioni, anche questo c'è da dire. Però ecco, la difesa pensa che... forse è l'unico non cinque, problema. A tre, a cinque, chiamiamola come ci pare, è la sua. Poi è da vedere come riesci a impostare col centrocampo, perché noi abbiamo visto le palle che ha preso Condole, ha preso quasi tutte quante al limite dell'area centrale, no? Se pensi che un giocatore faccia 50 metri di campo e poi va anche a concludere, ragazzi, è un po' complicato. Anche perché in quasi tutte le azioni, se andiamo a guardare con i due esterni larghi, non è che fai lanci di 40 metri per andare a servire, anche perché poi la porta sta lì in mezzo, non sta assolutamente. Su Di Paolo, Antonio, poi ovviamente Antonio non pensare che te la cavi, poi nell'ultima parte ti chiedo sulla questione Campitelli che c'è stato qualche settimana fa, ovviamente con la risposta del vostro club biancorosso. Andrea, Di Paolo, Antonio ci chiedevano, avrebbe fatto comodo a questa squadra, intanto ci chiedevano delucidazioni sulla sua stagione, 18 presenze a Viterbo, 10 dall'inizio dal primo minuto, 971 i minuti giocati, gol 0. Ma la risposta è semplice, che Di Paolo, Antonio sia un ottimo giocatore è chiaro. Però lui era uno di quelli che c'era anche lo scorso anno e questo non ha evitato, cioè non è il singolo giocatore che possa svoltare, lo scorso anno c'era, ma il Teramo si è salvato all'ultimo minuto del play-out senza vincerli, quindi ripeto, un giocatore può aiutare e lui sicuramente è un giocatore al di sopra della media per tasso tecnico, però da solo non può fare, non è che se ci fosse stato lui quest'anno avremmo visto calcio spettacolo rispetto a quello che si è visto finora. E invece un giocatore che ci hanno scritto poco fa che assomiglia il cognome di Sant'Antonio, che invece doveva essere del Teramo, come l'hai visto? Ma non è male, non mi è affatto dispiaciuto domenica sera. Però parliamo di un giocatore di un'altra squadra attualmente. Sì, sì. No, era solo perché... No, non mi è assolutamente dispiaciuto. Poi nel Teramo
avrebbe dovuto giocare in una posizione un po' differente, perché avrebbe dovuto fare la mezzala, insomma, del 4-3-3 che stava studiando Asta la scorsa estate. Però penso che sia un giocatore assolutamente, assolutamente valido per quel poco che si è visto comunque domenica sera, perché comunque si è visto davvero, davvero poco sia dall'una che dall'altra parte. Ecco. Arriva l'Albino Leffe, a proposito di attaccanti, arriva l'Albino Leffe domenica, altra partita in casa, 16:30 per fortuna di chi deve scrivere, perché altrimenti alle 20:30 è un disastro. Un giocatore c'è in questa squadra, Ania, ma lo dico anche ad Andrea, che insomma, anzi un paio di giocatori che sono andati a segno quest'anno, 1-5, 1-4 volte, che noi conosciamo abbastanza bene, più uno che l'altro. Coco, Andrea, che ricorderai, era maceratese, sì, che ha segnato già 5 gol, è un attaccante che invece tutto sommato la porta la vede discretamente, quest'anno 5 gol, non hanno solo lui, hanno anche Montella, giocano anche loro 3-5-2, un avversario che probabilmente, a proposito di gestione Ugolotti, l'anno scorso proprio a Bergamo segnò praticamente forse il punto più basso della gestione, sì, Ugolotti, Albino Leffe. E peraltro all'andata, proprio l'anno scorso, ci fu la prima contestazione dopo l'1-3 subito in casa, cioè sì, un avversario con di nostri, quelli che il Teramo preferirebbe non incontrare mai. C'eravamo in entrambi i casi. Esatto. Certo, diciamo che ora è chiaro che uno parla e poi viene smentito, e quindi io purtroppo magari andrò incontro a questa figuraccia. Non mi sembra che stiamo parlando di attaccanti di elevato profilo, parliamo di... Montella è un giocatore tecnicamente valido, ha un gran sinistro, e diciamo che il suo sinistro effettivamente vale ampiamente la categoria, e non solo. Sugli altri parliamo di discreti giocatori, ma non... E questo che ti faccio vedere, l'altro, Francesco Agnello, che non è attaccante, sì, che ma non è un attaccante, centrocampista. Guarda, parli di giocatori dai quali mi aspettavo uno sviluppo di carriera diverso e migliore. Agnello ha avuto anche un infortunio piuttosto lungo che forse ne ha arrestato la crescita, ma quando l'ho visto all'Aquila pensavo di avere di fronte un giocatore che sarebbe arrivato quantomeno in Serie B, e invece lui ora si è stabilizzato in Serie C, dove è un buonissimo giocatore, però voglio dire, mi aspettavo da lui di più, e nel vedere il Coco di Macerata mi aspettavo una crescita di livello anche esponenziale. Forse ha ancora margini per crescere ulteriormente, però al momento mi pare di parlare di un giocatore nella media e non di un giocatore che ha delle caratteristiche così entusiasmanti che mi fanno immaginare un ulteriore sviluppo della sua carriera, cosa che invece avevo intravisto un paio di anni fa, quando veniva appunto dalla Serie D e aveva fatto davvero grandi cose. Poi dalla Serie D, chiaro, certi gol, certe movenze le ha fatte vedere anche Melchiorri, che è vero ripartiva, e poi dopo, sì, lui ha ripreso con una grande ascesa, ha fatto una carriera importante che si è ulteriormente riarrestata ma in Serie A. Per Coco, ecco, mi aspettavo qualcosa di meglio in definitiva. Non parliamo di grandissimi giocatori, parliamo di giocatori nella media al momento. Ne parleremo, continueremo a parlarne di Teramo Albino Leffe, però prima ci dobbiamo fermare per la pubblicità, sono le 21:31, ci fermiamo, torniamo tra poco con la seconda parte, sentiremo anche Ivan Speranza questo pomeriggio, tra poco. Oh, eccoci rientrati, seconda parte di Pro Teramo, che introduciamo andandoci subito a sentire le parole di Ivan Speranza questo pomeriggio. Ania, al tuo microfono, cosa ha detto Ivan Speranza? Ivan, tu sei uno di quelli che vede il bicchiere a mezzo pieno o mezzo vuoto dopo il punto arrivato contro il Sant'Arcangelo? Ma penso che comunque domenica è stata fatta una buona partita, nel senso che l'interpretazione della partita era quella, contro una squadra comunque una diretta concorrente, nel senso per la corsa alla salvezza, ed era quella la partita. Abbiamo avuto qualche occasione, magari il secondo tempo potevamo creare qualcosina in più, però se sfruttavamo quelle occasioni, magari la partita sono quelle classiche partite che finivano così, chi segnava magari vinceva. È un punto buono per dare continuità, però manca ancora quella vittoria in casa in questo nuovo anno che per adesso è ancora sfuggita. Sì, sicuramente, però
prendiamo quello positivo, nel senso abbiamo trovato la compattezza di squadra, stiamo trovando in queste ultime due partite, abbiamo trovato questo assetto che magari ci ha permesso di fare questi punti. Sicuramente dobbiamo migliorare lì davanti, ma da tutti, non solo dagli attaccanti, perché noi come da dietro dobbiamo mettere in migliore condizione gli attaccanti davanti alla porta per far bene. Però ripeto, prendiamo di quello positivo che abbiamo fatto in queste due partite. Che effetto fa non aver preso gol da 180 minuti ormai? Per noi difensori è sempre una cosa positiva. Ed è, ripeto, dobbiamo lavorare, dobbiamo lavorare su questa strada, dobbiamo continuare a lavorare così, perché penso che questo magari è in questo momento è quello che ci ha fruttato di più nell'ultimo periodo, quindi continuare così. Albino Leffe non vince da fine gennaio, non è in un momento positivo di certo, magari paradossalmente è ancora più complicata così. Sì, secondo me hai perfettamente ragione. Abbiamo visto già l'andata, Albino Leffe per me è una grandissima squadra, ha fatto di un buon gioco, grandi palleggiatori, e sicuramente non viene da un momento positivo e sicuramente verranno qui per far punti di sicuro, quindi non sarà facilissimo. Noi dobbiamo aspettarci, come sto dicendo, nel senso una squadra agguerrita che mette tutto in campo per cercare risultati e uscire da questa crisi. Si dice manchi un pizzico di cattiveria per vincere in casa, tu sei d'accordo? Ma quello ci sta sempre, la cattiveria fa parte del calcio, ci sta sempre sicuramente, ma dobbiamo, come ho detto prima, dobbiamo cercare di creare di più, e per creare di più dobbiamo muoverci e giocare da squadra e mettere in miglior condizione i nostri attaccanti di far gol. Antonio, c'è questa cattiveria che Ivan Speranza dice ci sia, dice no, cattiveria c'è. Ma guarda, Ivan onestamente è con noi da 7 anni, mi pare, no? Sì. Ed è stato sempre una persona molto calma e tranquilla, quindi può darsi pure che magari solo alzare la voce per lui è sinonimo di cattiveria. Diciamo che su alcuni elementi si vede, su altri elementi magari un po' di meno. In alcuni momenti la cattiveria agonistica non si è vista, perlomeno non parlo della partita di domenica, ma anche nelle partite precedenti. Una squadra che lotta per la salvezza non può chiudere tutte le gare in 11. Cioè, questo è giusto. Senti, ma sei d'accordo con questo messaggio? Praticamente abbiamo preso Pallatini e fa lo stesso gioco di Asta. Ma io dico che praticamente Pallatini è la stessa squadra che aveva Asta. Perché alla fine hai fatto qualche innesto, ma... Perdonami, ma a questo punto la domanda sarebbe abbastanza... E ti dovrei fare il prosieguo. Cioè, allora vuol dire che non serviva a cambiarlo. Cioè, se mi dici una cosa del genere... Io personalmente lo dicevo pure prima... Tanto noi siamo una garanzia come il trio di difesa del Teramo. Grazie per la solidità. Io di certo non sono Milillo, visto l'altezza. Dicevamo, sull'allenatore... Lo dicevo pure prima della trasmissione a Dania. Per me è stato commesso un errore, come è stato fatto l'anno scorso con le sonore di Nofri... prima del mercato di gennaio, un allenatore che poi tutto sommato era in zona salvezza quando è stato esonerato, forse era magari in fase calante la squadra, però lo portavi al mercato di gennaio, gli prendevi quelle 2-3 persone che magari lui pensava potessero aggiustare la squadra. Però così invece quest'anno è stato fatto diversamente, cioè si è cambiato allenatore e poi si è fatto quest'anno mercato. Si è cambiato allenatore, direttore sportivo. Poi si è fatto mercato, sono quindi cambiati, si è si migliorato. Sono cambiati i giocatori, però la classifica anziché migliorare è peggiorata, come l'anno scorso. Quindi bene o male siamo a parlare della stessa cosa. Poi come l'anno scorso devi giocare con 5 difensori, non far vedere più calcio perché non lo vedi più e sperare di ogni tanto di buttare qualche pallone dentro per vincere qualche partita. Ti chiedono a te e poi anche ad Andrea chi riconfermereste di questa rosa. Facevano due nomi, Bacio Terracino, immagino che voi lo confermereste, anche San Domenico, voi li confermereste, e oltre a questi, se sì, chi altro? Antonio, partiamo da te e poi con Andrea. Ma poi anche a te, ti faccio rispondere.
Io personalmente, diciamo che non devo essere io a dire chi. No, chi vorresti rivedere l'anno prossimo? Dai, non chi da tifoso mi sento di dire che oggi confermerei tranquillamente Ventola, Sales. Alla luce di quello che si vede, la difesa la confermerei tutta. I cinque perlomeno che hanno giocato, domenica danno una certa sicurezza. Non confermerei Bifulco, lo dico tranquillamente. Perché sì, vabbè, è una. Io quando vedo la palla andare verso la nostra porta mi batte il cuore, comunque. È quello. Davanti. Vabbè, io lì penso credo non che confermare. Però ci sia come per Ventola, non c'è questo rischio perché Ventola tornerà a pescare a Bifulco. Sì, sì, vabbè, se parliamo di chi confermare, devi andare a guardare chi è di proprietà, chi non. Quello è un altro discorso. Però ecco, io la linea difensiva vista domenica la confermerei tutta in sana pianta. Per quanto riguarda gli altri, Bacio Terracino penso che non debba avere presentazioni, perché certo. Un giocatore che il girone è andata praticamente ha giocato quasi mai, è il miglior realizzatore della squadra, penso che vada confermato a priori. Lo stesso San Domenico, per me è un buon giocatore per la categoria. Certo. Chi mi ha deluso, lo dico apertamente senza problemi, è Tulli. Tutti quanti stiamo aspettando i numeri di Tulli che poi non sono arrivati. Però ecco. Adesso, dire adesso con la posizione di classifica che abbiamo, chi confermeresti, chi non confermeresti, dico più ragazzi uniamoci, corriamo, correte, giochiamo, lottiamo tutti quanti insieme e pensiamo a salvarci. Poi a fine campionato c'è chi deve occuparsi di chi confermare e chi no. Andrea, chi è da confermare? Dai, faccio due o tre nomi. No, io faccio davvero fatica perché mi riappello sempre al discorso del progetto tecnico. Io non so se ci sono i crismi per vedere un progetto tecnico con questi giocatori, anche perché si è arrivati a quest'estate con un gruppo che è stato assemblato, c'era un allenatore e c'era un direttore sportivo. Ora è stato tutto scompaginato, quindi questo direttore sportivo, che deve essere poi colui che estrinseca il progetto tecnico, chi c'ha di suoi giocatori, di giocatori che ha voluto lui? Lui ha fatto il mercato, Federico, negli ultimi 7 giorni, peraltro con giocatori arrivati quasi tutti in prestito. Eh sì. E Rotti. Quindi, vabbè. Dai, Io mi limito a fare questa osservazione. Ora, Sandro Federico, che è il direttore sportivo, se tutto andrà per il verso giusto, cioè se ci sarà una salvezza e avrà il compito di costruire un progetto tecnico, secondo me dovrà ricostruire sostanzialmente da capo. Da capo, certo. Poi c'è il capitano Speranza, che ha la settima, forse con Speranza ci sarà modo di fare un contratto o comunque un tipo di accordo per cui lui potrà finire anche la carriera a Teramo. Sarebbe anche un atto di riconoscenza verso un giocatore che ha dato tutto praticamente della sua seconda parte di carriera per il Teramo. Però per il resto degli altri, tra prestiti che devono rientrare, sì, giocatori sotto contratto in scadenza, giocatori che non hanno convinto, sì, sarebbe facile dire Bacio Terracino, ma va inserito in un progetto tecnico. Siccome in questa società il progetto tecnico manca da almeno 2 anni e mezzo, bisogna ripartire con un progetto da capo e avere la pazienza di svilupparlo, anche resistendo ai risultati, perché le casse sociali non sono più così floride e lo si è capito, e allora o si ha la pazienza di affidarsi al progetto tecnico, altrimenti, e quindi dando continuità e fiducia a chi lavora, ai professionisti, ma su questo aspetto il presidente Campitelli ha ancora delle resistenze e sbaglia, perché poi chi ci rimette il primo è lui che deve cacciare i soldi. Quindi io, tornando alla domanda da dove sono partito, mi sono un po' dilungato e mi sono attardato, vi chiedo scusa. Io starei molto attento, non ci vedo tanto da tenere di questa squadra per l'anno prossimo. Ci hai dato mille spunti di riflessione. Intanto Antonio ti dicono, ma scusami, sono 3 anni che prendiamo 60 gol al campionato e tu confermeresti, attenzione, la difesa. Attenzione, io ho detto che confermerei. Che da casa, non io. Io ho detto che confermerei la difesa vista domenica. Perché in tre anni abbiamo cambiato tanti di quei moduli. Fino a quando non abbiamo preso 4 schiaffi a partita, abbiamo provato di tutto, no? 4-3-3, 3-4-3, 4-4-2 e quant'altro, no? Appena abbiamo rimesso la difesa a 5, lui diceva di confermare il capitano Ivan Speranza. Per me Ivan Bandiera, attuale del Teramo, sarebbe da confermare e portarlo a fine carriera. Però confermare Ivan Speranza significa giocare a 5 in difesa. Sì, perché le caratteristiche sono quelle,
Quindi bene o male non mi puoi dire, non mi puoi dire confermo solo quello e gli altri di proprietà che giocano in quel modulo no. Anche di Bacio Terracino ti ho detto che dovrebbe essere inserito nel prossimo progetto tecnico. Idem si potrebbe dire per Speranza, però Speranza è uno che nella sua carriera ha giocato anche benissimo a 4. Se gli metti accanto un difensore esplosivo che è bravo a fare i recuperi, magari Speranza ti può reggere bene ancora una difesa a 4. Se tu hai accanto Caidi e Mirillo, che sono più grossi di lui e non sono più esplosivi di lui, è chiaro che ha bisogno di un sostegno diverso. Però, ecco perché dicevo, Andrea ci ha dato tantissimi spunti di riflessione, perché, e secondo me ha ragione, ne fa un discorso complessivo, generale, nel senso... Pensare oggi di confermare o meno o di fare un progetto con questa squadra anche l'anno prossimo non solo è prematuro, è fuori luogo, perché questa squadra, amplissima parte di questa rosa, è stata costruita da uno staff tecnico dirigenziale che non c'è più. Sì, io... riprendo in parte quello che ha detto Andrea, e quindi sarò sulla stessa scia impopolare, però secondo me il discorso è anche un pochino più largo, perché ci sono delle scorie che indubbiamente Teramo e il Teramo si trascinano da 2-3 anni, e credo che in primis se le trascini la dirigenza. Quindi per ricominciare tra virgolette da capo, per ripartire da zero, come credo sia necessario, a parte un paio di elementi, ma questo rimane un parere del tutto personale, credo che dall'alto bisognerebbe compiere un po' un click mentale, cioè lasciarsi ciò che non è stato alle spalle, perché tornare anche in maniera velata a pensare lì, credo che poi alla fine siano pensieri che arrivino anche alla squadra, anche allo staff tecnico e anche ai, di conseguenza, ai giocatori. Bisogna resettare, bisogna tagliare questo cordone ombelicale, bisogna cancellare delle scorie che un po' il Teramo si trascina da qualche tempo, perché sono il peccato originale degli ultimi campionati, e quindi di conseguenza cercare di ripartire. Però perdonatemi, io continuo, e magari sarò duro di comprendonio io, ma continuo a non capire che cosa ci sia da svoltare. Cioè, io penso che una società è fatta da professionisti, un organico è fatto da professionisti che vengono stipendiati e che fanno il loro lavoro. Quando si viene al lavoro, quando chiunque di noi va al lavoro o anche a casa, non penso che debba fare un click mentale per sedersi alla scrivania o fare qualsiasi altro lavoro. Lo si fa perché si viene pagati e perché c'è un obiettivo comune. Ti riferisci ai giocatori? In generale. Io mi riferivo alla dirigenza. Ma anche la dirigenza. Ma è diverso quando vivi determinate cose, Jacopo. Non riesci a, tra virgolette, a mettertele tutte le spalle quando vedi il paradiso e poi improvvisamente ti ritrovi di nuovo in purgatorio. Cioè è difficile metterselo alle spalle, però devi, perché altrimenti non riesci a fare scelte ponderate, come diceva Andrea, per un progetto tecnico. Il Teramo è riuscito ad arrivare a un determinato risultato sul campo perché alla base c'era un progetto tecnico. Se tu non ricostruisci d'accordo. Un progetto tecnico, non potrai di anno in anno tornare a quel risultato che tanto vuoi, perché tanto lì vuoi tornare. Perfetto, sono d'accordissimo con te, ma che questo debba passare attraverso un procedimento ulteriore mentale, è questo che non riesco a... Ma indubbiamente mi pare che sia così, perché non c'è stato questo taglio di cordone ombelicale rispetto al passato, almeno secondo me, rimane un pensiero personale di chi magari vive un po' dall'interno la situazione e vede più o meno, purtroppo, commettere errori di valutazione, ma perché è chiaro che si agisce sempre in bene, però magari non c'è quella serenità, quella progettualità per arrivare poi a risultati o comunque ad una Lega Pro tranquilla. Certo, assolutamente. Che è la dimensione del Teramo.
Perfetto, Antonio, ti chiedevano se c'è il pullman per Bolzano, perché lo ricordiamo, adesso il Teramo gioca in casa con l'Albino Leffe e poi va a Bolzano col Südtirol mercoledì prossimo. Peraltro mi sembra che il Südtirol anticipi anche, quindi ha anche un bel po' di ore di vantaggio sul Teramo. Ma ancora, è ancora presto per dire se si organizza qualcosa per Bolzano, prima di tutto perché anche noi del club dobbiamo risentirci un attimino tutti quanti per vedere chi ha la disponibilità di seguire la squadra in infrasettimanale. Certo. Dopodiché decideremo se organizzare qualcosa. Comunque l'amico Donato nell'eventualità E va da parte, ha già il posto assicurato. Se fosse qualcosa lo consideriamo a priori. Domenica sera ti hanno visto deluso ai cori contro Campitelli. Qualcuno ti ha visto deluso, forse qualcuno ti vuol provocare da casa, però io immagino che insomma è passato poco tempo, poi Andrea ti chiediamo di Mantini, è passato poco tempo da quella diatriba con il presidente Campitelli a cui il vostro club ha risposto con una lettera anche abbastanza dura rispetto a quella che avete definito, anche avete provato ad ipotizzare anche una exit strategy, una strategia d'uscita, cioè lanciare un allarme per fare in modo che a fine anno insomma ci sia un disimpegno. Jacopo, noi l'abbiamo letta in quel modo e abbiamo messo nero su bianco qual è il pensiero perlomeno della maggioranza dello staff del club biancorosso. Penso che tornare ancora sulla vicenda Campitelli, Campitelli sì, Campitelli no, sia solo fiato sprecato, perché il presidente del Teramo attualmente è Luciano Campitelli, io non vedo la porta imprenditori pronti a dire prendiamo e rileviamo la società, quindi continuare ancora con questa diatriba fa male a noi tifosi, fa male alla squadra, fa male alla società stessa e quant'altro. Oggi noi già, secondo me, prima nel parlare semplicemente di chi confermi, chi non confermi, a mio modo di vedere siamo andati un attimino oltre, perché noi la prima cosa che dobbiamo fare è pensare tutti quanti Roma in vantaggio intanto con lo Shakhtar, dobbiamo pensare tutti quanti a tirar fuori questa stagione nel migliore dei modi. Ok. Questo si potrebbe, il discorso di chi tieni, chi non tieni, magari a due giornate dalla fine, se siamo salvi, ci sediamo tutti quanti insieme, sì, giornalisti, amici, tifosi e quant'altro, facciamo pure magari un sondaggio, un exit poll, quello che vogliamo, e vediamo chi vuole la tifoseria e chi no. Oggi dobbiamo pensare semplicemente a salvarci e quindi continuare polemiche contro il giocatore, contro il modulo, contro il presidente, contro l'allenatore e quant'altro, per me è una cosa attualmente controproducente. Si può giudicare, ma deve morire lì. Lo sfogo 5 minuti dopo la fine della partita penso ci sia da parte di tutti, non dico doveroso, ma ci sta. Certo. Ci sta. Poi per il resto, insomma, diciamo che domenica sera eri un po' più arrabbiato di adesso. Domenica sera ho scritto un no comment. Quindi, insomma, eri un po' più arrabbiato di adesso. Ma più arrabbiato per il motivo che dicevo anche prima. Sì, sì. Giochi in casa, un pelino di cattiveria in più, anche perché giochi uno scontro diretto, cioè vincevi domenica il Sant'Arcangelo, non dico che lo condannavi ai play-out, ma quantomeno inguaiavi tante di quelle squadre che stanno a 30 punti, perché andare a 29 non dico che salivi tranquillo in salvezza, ma ne facevi quantomeno preoccupare tante. Sì. E la stessa partita con l'Albino Leffe, che tra l'altro ha perso in casa contro il Ravenna, la potevi affrontare in maniera differente. Certo. Quindi quello forse è l'unica chiave che ti può fare un pochettino alterare. Poi aspettiamo i punti di penalizzazione del Vicenza. Eh sì, quelli ci saranno. Quanti saranno? All'ultima saranno giornata. 4, saranno 6, saranno 2. Glieli danno all'ultima giornata per vedere quanti gliene servono per salvarsi. No. Cioè, Però a mio avviso questo è un discorso, Ania, che non dico, ripeto, faccio sempre il bastian contrario, lascio un po' il tempo che trovo. Arriveranno. Sì, arriveranno. Se arrivano oggi è una cosa, se arrivano all'ultima giornata ne è un'altra, Jacopo.
Ma io credo che il Teramo debba fare, a prescindere il suo campionato. Non ci piove, tu devi guardare a te stesso che... e cercare di vincerle tu le partite, di farli tu i punti. Quello è sempre stato così. Devi non considerare che non arriveranno mai e quindi puoi fare il campionato migliore. Esatto. Non bisogna pensare ai punti che arriveranno. Ma c'era il rigore su Bacio Terracino, domenica? Allora, noi non l'abbiamo visto, Andrea e te Simone, noi eravamo in studio, Andrea. Purtroppo... praticamente le immagini, gli highlights ufficiali che ci sono arrivati, questa azione non è contemplata, la potete vedere, insomma gli highlights vanno a scorrere. Durante la diretta, quando noi vedevamo la partita in bassa frequenza, Andrea, nel momento di questo contatto si è bloccato il segnale, non abbiamo... ma il cronometro andava avanti, ma le immagini restavano sempre le stesse. Candeloro non è che si è tirato indietro visto che doveva pagare lo stadio per giocare, ma l'offerta per acquistarlo da parte di Campitelli, che fine ha fatto? Beh, un giorno poi ve la raccontiamo. Andrea Mantini, ti è piaciuto domenica? Mi ha impressionato soprattutto qualche domenica fa, quando sono stato a Castelfidardo per Castelfidardo Francavilla. È entrato nel secondo tempo e ha giocato davvero bene. Devo dire che in quella circostanza mi colpì in maniera favorevole. Sicuramente posso confinare il mio giudizio su quella partita e posso dire che ha fatto bene. Per il resto non l'ho visto nelle precedenti esibizioni, quindi non mi limito a quella, e devo dire che ha fatto molto molto bene, molto vivo, molto presente nel gioco e comunque in crescita. Peraltro non so se sto dicendo una stupidaggine, vi chiedo, anche D'Ercole è un giocatore del Castelfidardo che proviene dal settore giovanile del Teramo, non vorrei sbagliarmi, ma anche l'attaccante D'Ercole. Perché è stato annullato il gol del Sant'Arcangelo, quello che abbiamo visto invece degli highlights? Fallo? Sì, mi sembra. Fallo in attacco? Il fallo sul primo tocco del pallone che fa la torre, il giocatore che fa la torre. Perfetto, ci abbiamo quasi alla chiusura, vediamo il prossimo turno, Maurizio. Mi ha dato un messaggio, ok, perfetto. Live. Fano San Benedettese, ovviamente il Padova riposa. Pordenone Fermana, Ravenna Mestre, Reggiana Gubbio, Renate Bassano, Sant'Arcangelo Triestina, Teramo Albino Leffe, Vicenza Sud Tirol. Riposa la Feralpisalò. Cosa? La Triestina che poi va a vincere a Sant'Arcangelo ci Ti piacerebbe? Sì, perché poi viene a Teramo con... A proposito... con qualcuno che conosciamo. Tre domeniche di fila in casa ci abbiamo, quindi... A proposito di Triestina, adesso Teramo avrà Albino Leffe e poi su Tirol contro la Triestina. Ania, potrebbe tornare Panico, vero? Potrebbe, sì, tornare, sta ancora cercando di superare la distorsione alla caviglia sinistra presso la clinica Villa Stewart di Roma, è un problema che indubbiamente lo ha tolto, insomma, in un momento importante a Palladini. È chiaro che poi quando rientrerà servirà un po' di tempo per averlo effettivamente al pieno della condizione, però si tratta di un giocatore importante, l'abbiamo detto tante volte, è un nazionale azzurro e quindi di certo è arrivato come il giocatore più importante del mercato di gennaio e Teramo penso che abbia molta voglia di vederlo effettivamente e pienamente in campo. Credo che insomma ne abbia molta voglia anche lui. Purtroppo il problema che ha avuto ha interessato un pochino anche i legamenti e di conseguenza si è allungato il tempo di recupero, ecco, ma dovrebbe essere non molto distante il rientro in campo. Quello che abbiamo visto, Andrea, era il gol dell'andata di Giorgione, che prima ci avevano scritto un bel centrocampista, forse magari meglio a centrocampo Albino Leffe che in attacco. Sì. Te ti piace Giorgione? Beh. neanche a dirlo. Anche se fu espulso in un L'Aquila Savona di qualche anno fa. È un buon giocatore, un buon centrocampista, appartiene alla cerchia di quei giocatori di cui ho parlato in precedenza. Buon giocatore, ma non è che parliamo di una cima. Un onesto operaio del calcio. Un onesto corridore, buon, discreti tempi di inserimento.
il muratore del centrocampo. Ok, siamo quasi in chiusura. Facciamo vedere una cosa. Intanto queste immagini vanno l'Eurogol dei Barbuti? L'Eurogol dei Barbuti. Adesso lo vorresti, L'Eurogol dei Barbuti. Adesso lo vorresti. C'è qualcuno che lo rimpiange. Sì, c'è qualcuno che lo rimpiange. Poi... che partita t'aspetti? Però Aina, adesso scherzi a parte, che partita t'aspetti? Una partita differente da quella di domenica sera? Ma dipende da come, devo essere sincera, da come la imposterà l'Albino Leffe. Se ha paura... L'Albino Leffe è in crisi nera di risultati, esatto. Quindi non viene qua a fare la partita. Se ha intenzione di giocare sarà una bella partita, se non ha intenzione di sarà una partita a stile Teramo-Sant'Arcangelo, quindi perfetto. Bisognerà vedere quanto gli episodi poi incidano in positivo e in negativo. Quindi facciamo la richiesta da questo, se possiamo entrare ai cuscini. Entrare direttamente al secondo tempo, portarvi i cuscini. Sarà fondamentale, come è stato col Mestre, come è stato col Padova, per una squadra come il Teramo che ha tanta difficoltà a segnare le palle inattive, sì. Avendo tre colossi come Speranza, Caidi e Milillo, avendo anche Graziano, Ilario, non so se giocheranno tutti, però le palle inattive andranno curate con grandissima meticolosità, perché la salvezza può passare anche da... Ma le devi creare le palle inattive, ma anche domenica ci sono state. Ania, facciamo vedere una cosa, però ce la spieghi tu perché io non ne capisco un H. Facciamo vedere questo certificato, cos'è? È il certificato che attesta che il terreno di gioco del Bonolis è un campo riconosciuto dalla FIFA e di qualità appunto riconosciuta dalla federazione. Ok, perfetto. E non è una cosa che possono vantare in tanti. Tutto qua. Va bene, grazie Ania, grazie per essere stata in nostra compagnia. Ciao, ovviamente non è che l'abbiamo fatta con Photoshop, La firma, abbiamo messo il logo FIFA, è originale. Sì? No, meno male. È originale. Grazie Ania per essere stata con noi, grazie ad Antonio. Grazie a Antonio per essere stato con noi, grazie Andrea. Ciao, buonasera a tutti. Grazie a Maurizio Daquin. Regia, grazie a voi che ci avete seguito, ci vediamo martedì prossimo con Proteramo alle 21. Buonanotte.